Silena Santoni con la mia creatura, per Giunti Editore. Parliamo di anime loci all'interno della Toscana delle donne. Parliamo di questo nuovo libro che lega l'Inghilterra e la Toscana. Sì, lega l'Inghilterra e la Toscana, in quanto era una tradizione per gli inglesi del 1800 fare il Grand Tour, e l'Italia e la Toscana erano una meta privilegiata, e quindi coniugi Shelley e altri come Lord Byron, cioè quel gruppo di intellettuali che all'epoca conduceva una vita molto libera, e girano per la Toscana, sono a Firenze, dove nascerà l'unico figlio della coppia che sopravviverà e che avrà il nome di Percy Florence in onore della città. In Toscana morirà il marito di Mary Shelley, Mary rimane vedova, ma nel mio romanzo io immagino che in Toscana, in particolare prima a Firenze e poi a Pisa, Mary per la prima volta prenda coscienza di se stessa e si affranchi dalla dipendenza del marito e trovi un senso alla propria esistenza e anche all'esistenza in generale. Anima, c'è tanta anima in tutto questo, è l'anima di una ragazza, di una giovane donna che fin da piccola vive lutti perché sua madre muore subito dopo il parto e perché perde 4 dei 5 figli che concepisce in 7 anni, in soli 7 anni, perché rimane vedova a 24 anni, eppure riesce a trovare una propria dimensione e una propria dignità. È l'anima delle donne, è l'anima di questa donna, e io è l'augurio di tutte le donne. L'anima delle donne ha l'anima dei luoghi. Un lettore, una lettrice oggi tra le pagine del suo romanzo trova tanta Toscana, ma quale parte di identità toscana può trovare? Quali le caratteristiche principali, le verrebbe da dire? Dunque, allora, questo gruppo di aristocratici in realtà non entra mai in contatto con la popolazione toscana, li guarda un po' dall'alto, anche se Mary, vedendo i figli dei contadini così sani, così robusti, che giocano sotto il sole, si augura di partorire un bambino come loro, non più questi bambini efebici, delicati, che le muoiono tutti, ma un bambino che abbia assorbito il sole e la forza della Toscana. E poi c'è un episodio che si svolge proprio a Firenze, in cui è nato Percy Florence, il bambino, lei prende una governante, una tata, è un personaggio di totale fantasia, Bice Benci, la quale vede questa giovane donna così rassegnata di fronte ai tradimenti del marito, no? Che sta in casa ad allattare, così rinunciataria alla vita. E allora questa donna la porta in Piazza Santissima Annunziata, le mostra una finestra le cui persiane sono sempre aperte e le racconta la leggenda di questa giovane moglie che vede partire il marito per la guerra e resta affacciata alla finestra per tutto il resto della vita, perché il marito non tornerà mai. E allora Bice dice a Mary: ma davvero tu vuoi vivere tutta la vita così, affacciata a una finestra, a guardare l'esistenza che corre via? Ed è questo il momento in cui Mary, almeno così io immagino, decide di ribellarsi. Le volevo chiedere, come ultima domanda, qual è il valore per lei come autrice, come scrittrice, nel venire qua a far parte dell'evento della Toscana delle donne all'interno del rinnovato padiglione della Regione Toscana? Naturalmente è un privilegio, è un grande onore, è la prima volta, non è la prima volta al Salone del Libro, ma è la prima volta con la Regione Toscana, anche perché credo sia la prima volta, la prima iniziativa, e devo dire mi congratulo con gli organizzatori perché è stata veramente una cosa molto bella, ben organizzata, e
siamo state anche molto coccolate con questo treno speciale che partiva da Firenze, dalla stazione centrale, e ci scaricava direttamente a Lingotto.